ritornella durinina chi vai maru maru. Ferma quando ti dico, ferma quando ti dico, dico due parole. Ritornella ferma quando ti dico due parole. Via lo mucca duro, lo vai noi occhi, la ritornella, via lo mucca duro, si strui all'occhi. Questo posto l'ho scelto per vari motivi. I terreni a quei tempi, ancora prima dell'istruzione del parco, costavano ancora relativamente poco. Poi per tutta un'altra serie di fattori, la felice collocazione della valle, la ricchezza d'acqua, l'integrità antropologica delle persone e della comunità di Pruno, e poi soprattutto perché a Pruno si preservava ancora un vecchio seme di grano, la carusedda di Pruno. È un grano semiselvatico sopravvissuto alle manipolazioni genetiche che si presta bene a un utilizzo sia nella panificazione che nel confezionamento della pasta, in particolare dei fusilli, dei cavatietti cilentani. E valorizzare questo seme significa anche stabilire rapporti di collaborazione e di solidarietà con tutte le persone che sono a Pruno e che girano intorno a questo progetto, che prevede il recupero anche culturale di tutte le operazioni connesse alla produzione e alla trasformazione di questo seme. Qua siamo nella vallata proprio sovrastante Pruno, sui piani di Campolongo, siamo a circa 1200 metri. E questo era un altopiano sul quale fino agli anni 50 si coltivava ancora grano, e molti tipi di grano venivano coltivati qua sopra, a partire dalla carusella, la carusella rossa, dal ciciriedo, dalla risciola, che è un grano tenero. Le campagne di Pruno erano tutte coltivate a grano. Era bellissimo vederlo perché era tutto color d'oro, ettari e ettari di terra, tutti a grano, ed era una favola perché era di varie qualità, vari tipi di grano. La mietitura del grano veniva così: si mettevano 8-10 uomini e per 8-10 uomini c'erano 2-3 donne. Questo qui sarebbe chiamato iermeto, si infilava così nelle gambe e si tirava tutto il grano più lungo. Facevano questa cosa, si chiamava la murra, girava così, si incrociava così e così, e si mettevano 4-5 iermeti, veniva fatta una gregna. 15 gregne era una burretta, 4 burrette venivano burrettone. Dopo si portava all'aria e si faceva la cavaglia e si aspettava la trebbia quando si metteva. E questo punto era stato scelto proprio dai contadini e dai pastori fino agli anni 50, fino agli anni 60, proprio perché è un punto di valico ed è sempre molto ventilato, c'è sempre vento da qualsiasi direzione provenga, che serviva a separare la paglia, la iosca, dal seme. Ci sono motivazioni di carattere economico, di carattere sociale e antropologico, che hanno fatto sì che sia stata abbandonata la coltivazione di questo grano, come di molte altre piante che non sono più funzionali al sistema di relazioni economico che si è instaurato intorno all'agricoltura. Questo senza le puche, senza le ariste, è la carusedda di Pruno. L'arista sono i capiddi,
tutti questi filamenti, che è una qualità del seme che ha sviluppato per la difesa contro la predazione degli uccelli, perché gli uccelli disturbati da queste puche, da queste ariste, praticamente non si possono poggiare sulla spiga e quindi non possono beccare i chicchi. L'origine del nome, carusello, quindi caruso, siccome poi il grano è stato sempre sinonimo di abbondanza, non a caso si dice c'è il grano, c'è la grana, indicare un uomo facoltoso. E nel passato diciamo che il grano è stato pure una moneta, è stata una moneta coniata nel regno delle due Sicilie. E quindi come l'uomo avveduto del passato riponeva il grano seme nel carusiello, che è un salvadanaio fatto a forma di chicco di grano con il germoglio apicale, così diciamo il contadino del sud Italia riponeva il suo avvenire, il suo seme, il suo denaro, lo affidava al ventre della terra in modo da perpetuare diciamo il futuro della propria famiglia. Il grano carosedda noi nella nostra casa lo usiamo in molti modi. Una volta macinato, levando la crusca, faccio un decotto e lo utilizzo per fare il bagnetto alle bimbe. Quindi si mette l'acqua a bollire, poi si mette dentro la crusca e si fa stare un poco. E poi si versa nella vasca da bagno e ci metti le bimbe dentro. E escono belle pulite e profumate, lisce lisce. Una cosa particolare per me molto, molto significativa è il mangiare il germoglio del grano, che è poi la parte viva del grano che si mette a germogliare e si rivitalizza il seme secco. E io l'ho usato in gravidanza per cibare proprio questo bimbo nel ventre, nella pancia. E così dargli la forza vitale, la forza di questo posto anche. Mamma. Sì, nascondila. Questi nuovi germogli che poi sono le nostre figlie, queste nuove vite nate in questo posto dove ormai i bambini non ce ne stanno più, sono nate sul divano della nostra cucina, accanto al fuoco, al caminetto acceso, che poi è un luogo di ritrovo dove ci ritroviamo con gli amici e molto spesso quando ci vengono a trovare e poi si suona, si canta, si balla. Con il grano carosedda in particolare in questo posto si usa fare i fusiddi. Si impasta la farina con le uova e un po' d'acqua e alla fine si mette un po' d'olio di oliva per ammorbidirli. Che fa la pasta? Si fanno dei salamini, si stendono e poi si arrotolano con i juncoli che vengono raccolti vicino ai corsi d'acqua e così si arrotolano e all'interno viene bucato praticamente. Poi si cuoce, si condisce con un sugo di castrato generalmente. Per fare il nostro pane noi usiamo sempre la pasta acida, il lievito naturale, quello che rimane alla fine di ogni impasto. Ne togliamo una piccola quantità e la conserviamo per il prossimo impasto. Qualche volta, quando non lo facciamo spesso, il pane
nella valle uso passarselo fra di noi. Questo prima di tutto serve per una ragione di carattere pratica, per avere sempre i fermenti ben pronti, freschi per la loro funzione, e anche per stabilire un rapporto di solidarietà fra le persone. Far circolare il lievito è come far circolare idee, far circolare fermenti, fermenti culturali, insomma. Lenta, diciamo con la cottura non violenta del forno a legna, il pane riesce a rimanere integro e vivo anche dopo la cottura. In effetti un nucleo centrale all'interno della panella rimane sempre vivo e da questo nucleo centrale man mano i fermenti, i lieviti si espandono a tutto il pezzo di pane, quindi conservando un prodotto vivo per molti giorni, per molte settimane. Noi in casa, nella nostra casa di pietre e legno, riusciamo a conservare anche per un mese il pane che facciamo buono. Quando vede tutte queste cassette. Il piatto che noi facciamo spesso, che mangiamo al posto della pasta, è il grano cotto in chicchi. Si mette a bagno per 24 ore e poi si cuoce con abbastanza acqua, è una cottura molto lenta per molte ore e alla fine viene condito con varie salse, con le verdure, con le erbe selvatiche del posto, con la zucca, ecco, con i fagioli. Ed è un ottimo sostituto della pasta. Mm. Assaggiare un chicchino? No. Che figura, ci fai magari andare a mangiare un po' di grano. Ho mangiato il gioco. Bene o male tutte le persone hanno un'autonomia dal punto di vista alimentare e ci sta anche ancora un minimo di meccanismo di scambio, di baratto. Se una cosa non la faccio io, la fa un'altra persona,
comunque usiamo scambiare i prodotti e anche ore di lavoro, insomma giornate di lavoro. Diciamo che fra di noi all'interno della valle, all'interno della comunità, è raro che girino soldi. Cioè uno un poco fa il pane, un altro poco fa il formaggio, un altro poco di vino di pomarola, un poco di olio, e praticamente anche la persona non è costretta a fare un lavoro salariato anche, ma fa la fatica, che è una categoria diversa dal lavoro. Cioè è meglio faticare che lavorare, noi così la pensiamo. Anni fa c'è stata una forte emigrazione da queste zone, la gente ha abbandonato la zona e se n'è andata. E ovviamente pure io ho fatto lo stesso. Ho sofferto tutti gli anni che sono stato fuori, io sono stato sofferente. E il posto mi piaceva, era bellissimo, io vedevo la terra che era fertile, insomma, e di fatto sono ritornato dopo tanto tempo e ho capito che la terra dà la ricompensa, se tu la ami, la coltivi e se hai il rispetto della terra, la terra ti dà la ricompensa. Nelle campagne oramai ci sono tanti saperi, no, a Dono Contadino non è più solamente chi le casa app e che sa ciri fatica, anche noi oramai siamo collegati a internet, abbiamo la capacità di interagire con il mondo intero, quindi i contadini possono avere a che fare con le scuole, con le istituzioni, con i momenti sociosanitari, possono interagire con produzioni cinematografiche e fare, come dire, conferenze nelle aule universitarie. Delineare una nuova figura di contadino contemporaneo potrebbe essere quello che potrebbe dare dignità alla cultura contemporanea contadina. E in ogni caso, no, qualche giovane gli potrebbe balenare l'idea di poter rimanere nelle campagne o presso i greggi dei propri nonni. L'orgoglio di un'appartenenza a una cultura da sempre vissuta come subalterna, ma che di questi tempi potrebbe dare un'utile indicazione per il futuro. Caciocavallo e Alice, è un azzardo? No, anzi. Montagna e mare? Facciamo quest'unione antica. Sarebbe augurabile che invece ogni persona nel suo piccolo si accominciasse a fare l'ustucillo, accominciasse a fare il pane, anche in casa si può fare il pane, iniziare a sperimentare il momento dell'autoproduzione. Cioè ai bambini si dovrebbe insegnare che le cose si possono anche fare, no? Si possono anche produrre, e non è che esiste solo il momento del consumo, cioè esiste un momento che le cose si costruiscono, si coltivano, si cuociono. Ma figlia da palune pure sotto. Pure sotto, sì. Ecco, è una cosa che so che già sta succedendo nelle città, per esempio che pure i vicciari, le persone che hanno difficoltà si mettono insieme e che i comuni o qualche ente mette a disposizione dei piccoli pezzettini di terra per fare gli orti urbani. No, sono cose che mano a mano stanno crescendo, però bisogna che vengano incentivate. Con questo orto posso dare a mangiare 10 famiglie, no, e in effetti già lo faccio, perché tengo contatti con i gruppi di acquisto solidale di Salerno, che per quanto un avanzamento nella politica del consumo, perché si parla di consumo critico, intelligente, solidale, è sempre consumo. Cioè nel senso che ci deve stare sempre qualche altra persona che deve alzarsi la mattina, andare in campagna, deve produrre dei beni. Ma come avete fatto? Thank you.
Quando io sono ritornato, dopo un po' di anni, ho conosciuto questo amico Angelo, che veniva da Salerno. Angelo e Donatella qui hanno portato la luce a una casa abbandonata. In più ha portato delle persone nuove, ha dato anche un passaggio all'economia della zona, perché la gente vedo che sta incominciando a riprendere, si stanno incominciando a riprendere il bestiame, il formaggio, insomma qualcosa si vede che si sta nascendo. Ballano luba lume, la paloma, vedi che gioia bella di la mamma. No, non c'è niente qui fuori. A proposito, andare ma vuoi fare una fotografia, papà? Basterebbe un piccolo riequilibrio fra i consumatori, no, fra il numero dei consumatori e il numero dei contadini. I contadini, che per quanto mi riguarda sono figure antropologiche e sociali, non sono figure meramente economiche. Questo avrebbe una serie di riflessi positivi sull'intero corpo sociale, sicuramente. Che prima di tutto molte persone avrebbero la possibilità di entrare in contatto con gli elementi essenziali della natura, con l'acqua, con l'aria, con le montagne, con il sole, con le pietre, no? Con i canti degli uccelli. E poi molte persone potrebbero autoprodursi il bene essenziale, la roba a mangiare. La filosofia che ispira i nostri comportamenti rispetto alla produzione dei beni essenziali, nel nostro caso il grano, il pane, no, è un po' la filosofia sintetizzata nello slogan chilometro zero. Cioè, nel senso, noi cerchiamo di stabilire un rapporto diretto fra il produttore, il contadino ed il consumatore. Facendo muovere poco i nostri prodotti, massimo 50-100 km, si hanno molteplici vantaggi. Un risparmio di benzina, un risparmio di tempo, i consumatori avrebbero un prodotto più fresco, con caratteristiche nutrizionali maggiori. E poi si potrebbe anche verificare l'ipotesi che i consumatori possano venire direttamente dai contadini, nelle aziende, nelle piccole produzioni, a conoscere dove nasce questo prodotto, conoscere la persona che lo produce, nel nostro caso il grano, il pane, però ci può essere l'olio, i ceci e tutti gli altri prodotti della terra. Aiutare la biodiversità significa innanzitutto aiutare piccoli, piccolissimi produttori a stare sul mercato. Noi lo abbiamo fatto con il grano di Carosella, ma lo abbiamo fatto anche con il miele, lo abbiamo fatto anche con alcuni formaggi caprini, lo abbiamo fatto con alcune specifiche cultivar di ulivo. Certo, e chi lo voleva fare? Solo mamma e papà sanno fare un pane così. È vero? Sì. Eh? Ma voi però aiutate, è vero che aiutate? Sì, sì, sì. Questa cosa straordinaria della Carosella è una cosa che ci evoca ricordi d'infanzia, un modo di vivere e di assaporare le cose, soprattutto una cultura complessiva del territorio che è un pezzo di noi che potrebbe anche scomparire se non ci fossero una serie di persone come Angelo, come la sua famiglia, no? Che fanno queste cose, che fanno queste scelte di vita, che lavorano per fare in modo che una parte della nostra cultura non scompaia. Però la nostra cooperativa ha una specificità, quella di salvaguardare la biodiversità. In un mondo dove tutto è spersonalizzato, insomma, dove la produzione vive secondo certi suoi ritmi, qui si incontra anche il sapore, diciamo, dell'incontro tra le persone. Ecco.
po' l'intelligenza della nostra società è arrivata alla determinazione che bisogna consumare cibi buoni, cibi puliti, cibi solidali, però ci deve essere sempre qualcun altro che li deve produrre. A noi facesse piacere che qualcun altro si accodasse alla produzione e non al solo consumo.